Buongiorno amici, sono Andrea Mangoni. Oggi vi porto in campagna per fare un innesto a spacco diametrale. Questo è un alberello di Mirabolano. Era il porta innesto di un albicocco che purtroppo è morto e dopo la morte della parte superiore della pianta, che era appunto quella dell'albicocco, il porta innesto ha rivegetato in maniera vigorosa, dando questo bel alberello di Mirabolano. Ora cercheremo di fare degli innesti a spacco diametrale per andare a sostituire le tre branche del nostro Mirabolano con tre varietà differenti di prugno. Andiamo quindi a vedere e a capire come funziona l'innesto. Per prima cosa andiamo a tagliare il ramo in questione. Una volta tagliato orizzontalmente il ramo, andiamo a rifinire il taglio con una roncola per renderlo il più pulito possibile. Ora, con della raffia o del nastro isolante, andiamo a fare alcuni giri poco sotto, pochi centimetri sotto il punto del taglio. Questo perché? Perché quando andremo a fare lo spacco vogliamo evitare che lo spacco si inoltri troppo in profondità nel tronco, quindi bloccandolo così lo spacco si fermerà abbastanza presto. Andiamo a realizzare lo spacco facendo attenzione a non rovinare la pianta. Per effettuare l'innesto dobbiamo usare delle marze prese quando una pianta era ancora in riposo vegetativo. Le marze devono essere rametti dell'anno. È importante che abbiano degli internodi abbastanza lunghi. Io non potrò usare sempre marze con internodi lunghi in questo caso, ma questa le ha abbastanza lunghi. La marza avrà alla fine solo due gemme. E è importante una cosa: mentre la marza va raccolta e conservata al fresco, mentre la pianta è in riposo vegetativo, l'innesto andrà realizzato quando in verità la pianta oramai è in ripresa vegetativa. Quindi marza ferma, porta innesto invece in ripresa vegetativa. Andiamo a realizzare la marza. Dobbiamo formare col coltello un cuneo il più possibile sottile. E quindi taglieremo la marza qui sopra, sopra la seconda gemma. Andiamo ad inserire la marza. Col coltello da innesto apriamo lo spacco e inseriamo la marza in maniera tale che la gemma sia all'esterno. È molto importante che vada a coincidere il cambio della parte del porta innesto con il cambio della parte del nesto.
Una volta inserite entrambe le marze, andiamo a legare bene con il nastro isolante o con la raffia il nostro innesto. Quindi andiamo a spalmare il mastice per innesti su tutto il taglio e su tutta la parte dove c'è la nostra, il nostro nastro isolante. È importante non coprire le gemme. Ma è importante anche coprire la parte sopra al taglio del nesto. Finito il primo ramo, andiamo a fare la stessa cosa con gli altri. Ecco quindi i nostri tre rami di mirabolano sovrainnestati con delle marze di prugno. Abbiamo quasi finito, ci manca un ultimo tocco che servirà a difendere le marze dagli uccelli. Avendo avuto in passato parecchi problemi con i passeri che si posavano sopra le marze appena sistemate, ho imparato a risolvere la cosa legando degli archetti di salice con il solito nastro isolante in maniera tale da evitare che gli uccellini si posino direttamente sulle marze, ma che appunto si appoggino prima sul salice, in modo da non rompere più le marze rovinando così l'innesto. Ed ecco qui il lavoro finito. Ogni ramo è stato innestato e le marze protette con gli archetti. Ora, quando e se l'innesto prenderà, vedremo quale delle due marze si svilupperà meglio ed eventualmente elimineremo l'altra. Ricapitolando, dobbiamo cercare di mantenere sempre la gemma della marza verso l'esterno rispetto al diametro dello spacco. Le marze devono essere in riposo vegetativo mentre la pianta deve essere in ripresa vegetativa. Proteggiamo bene l'innesto con del mastice e poi con un archetto di salice o di altro legno per evitare che i passeri lo rovinino. Cari amici, anche per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!